Buongiorno a tutti, eccomi tornata con un nuovo episodio di The Sims. Se vi ricordate, nello scorso episodio abbiamo fatto passare l'età il figlio di Tommy e Emily, quindi come prima cosa vorrei andare a modificare i suoi look e poi vorrei mandare nella giungla Tommy soltanto lui per staccare un po' da Emily, visto che sapete che non hanno un bellissimo rapporto, non si trovano, quindi sto pensando davvero di farli separare. Quindi lui si prenderà questi giorni di pausa, staccherà un po' la spina con Emily andando nella giungla. Abbiamo già visto questa nuova espansione in qualche puntata precedente con Emma e Leonardo, però voglio mandare Tommy. Voglio esplorare insomma la giungla con lui, quindi oggi manderemo lui. Però come prima cosa vado a modificare i look di Francesco. Vediamo un po'. Per quanto riguarda il look quotidiano, visto che è arrivata la primavera, potremmo mettere anche qualcosa a maniche corte, tipo ad esempio questa magliettina uscita con la nuova espansione, con il nuovo Stuff Pack, il mio primo animale. Potremmo mettere questa con il gattino, oppure qua cosa abbiamo? No, questa non mi piace. Questa la vedo decisamente più sportiva. Mettiamo quindi... mettiamo questa. Questa qui. Poi, pantaloni, mettiamo magari dei jeans, così, e le scarpe mettiamo delle scarpe da ginnastica, mettiamo queste. Guardate che occhi verdi che ha, sono bellissimi. Poi passiamo al look formale, questa novità, la salopette con la camicia e il papillon, oppure c'è questo smoking, ma io quasi quasi metterei questa camicetta con questo maglioncino, questo smanicato, e poi mettiamo questi jeans bianchi e le scarpe. Io metterei questi mocassini neri. Perfetto, look sportivo è sicuramente. No, che bella questa salopette, bellissima, c'è di tanti colori. Sì, look sportivo gli lascio questo, e le scarpe mettiamo queste, però magari facciamole o blu o bianche azzurre, così, bianche azzurre. Poi passiamo al look da notte e mettiamo, vediamo corpo intero se c'è qualcosa. Sì, voglio mettergli questo con le orecchiette da criceto. Sì, mi piace decisamente questo, e anche le pantofoline. Teniamo queste che sono appunto una novità, ci sono di vari colori. Io lascerei però queste marroni che ci stanno bene. Poi passiamo al look da festa e mettiamo, io metterei quasi quasi questo, e le scarpe ci stanno già bene, quindi le lasciamo. E poi passiamo all'ultimo look da bagno, costume da bagno, e mettiamo questo giallo. Ok, abbiamo completato tutti i look di Francesco, ricapitolando: look quotidiano, look formale, look sportivo, da notte, questo è troppo troppo bello, look da festa e da piscina da mare. E fatto questo, mandiamo Tommy in esplorazione. Ed eccoci qua, sono le 6 di sabato sera, Tommaso si trova al lavoro e fra poco dovrebbe rientrare. Ok, rientra alle 21, quindi mando avanti il tempo, faccio passare tutta la notte, così domani mattina, in realtà domani dovrebbe lavorare, però gli faccio prendere un paio di giorni di vacanza, almeno domenica, visto che lunedì è il suo giorno libero, quindi 2 giorni, vediamo se possono bastare nella giungla. E un'altra cosa, mi sono dimenticata di sistemare l'altra volta, devo spostare, cioè devo eliminare il vasino. Quindi andiamo ad eliminarlo, in questo modo
possono andare in bagno senza nessun problema. Eliminiamo anche il seggiolone. Questo mettiamolo qui sulla scrivania e già che ci sono, cambio anche i mobili nella camera di Emily e Tommy e mettiamo un armadio. Io metterei questo, che è uno dei miei preferiti, e lo metto qui sotto la finestra e andrei a mettere anche uno specchio e quasi quasi metterei questo e lo metto qui nell'angolo. Togliamo questo quadro e metto questo e dopo vediamo se qua possiamo farci stare un mobiletto basso, qualcosa del genere, tipo qua nell'angolo. Vado a mettere una piantina, vediamo, questa non mi piace, questa è troppo grande. Mettiamo questi girasoli che ci stanno bene, vediamo se ci sono in altri colori, che cambia solo il colore del vaso, facciamolo grigio scuro. Poi quasi quasi metterei anche la lavatrice, visto che ho l'espansione, questo vendiamolo. Eccola qua, io quasi quasi metterei sia la lavatrice che l'asciugatrice e le mettiamo bianche, che così stanno bene con il resto dei mobili che ci sono nel bagno. Ottimo, fatto questo direi di passare al gioco, quindi ok, no, se l'è fatta sotto alla fine. Poi tra l'altro anche Emily dovrà cercare un nuovo lavoro perché ancora non sta lavorando, insomma non ha un lavoro, quindi asciuga, poi fai anche un bagno con la schiuma. Invece Francesco, sei teso perché il tuo animaletto, il tuo primo animale ti ha mosso, vieni qua a salutarlo, parla e parlaci, poi facciamo gioca insieme e dai un dolcetto. I compiti li hai fatti, sì, questo quasi quasi lo possiamo mettere nel tuo inventario e poi vieni qua e disegna un veicolo. Fatto questo ti mando anche a dormire, quindi reclama e poi dormi. Nel frattempo Emily sta continuando il suo bagno e poi ha bisogno anche di prima fruga nelle tasche, vediamo se c'è qualche soldino, e poi fa il bucato, aggiunge alla lavatrice. È imbarazzatissima per essersela fatta sotto. Comunque anche lui è a disagio perché ha bisogno di andare in bagno, quindi vieni, usa e poi dormi. Vediamo dov'è il criceto, eccolo qua. Ecco qua, ha fatto, adesso fai il bucato, vediamo prima se troviamo qualche soldino. Vediamo un po', sì, addirittura 21 simoleon. Adesso fai il bucato, poi ripulisci. E qua facciamo, lava il bucato. Hai per caso bisogno di mangiare? No, quindi questa la riponiamo in frigorifero. Ottimo. E poi direi che anche tu puoi andare a dormire. Che bravo, ho disegnato una macchinina qualità normale, veicolo, stile artistico. Perfetto, dai, vai in bagno e poi vai a dormire. E intanto la lavatrice sta andando. Devo dire che mi piace molto questa nuova aggiunta che hanno introdotto, perché rende il gioco ancora più realistico. Comunque è tornato anche Tommy, quindi mandiamolo a dormire. Dormi, visto che sono già le 9 di sera. E poi domani avrai una bella avventura da fare, insomma ti manderò nella giungla e vediamo un po' cosa combinerà. Che bello il pigiamino di Francesco, adoro troppo questo pigiama. Eccolo qua, Tommy è già furente perché si è messo nel letto con Emily
E Francesco ha paura perché c'è un mostro sotto il letto, quindi facciamogli fare quello che deve fare e poi dormi, torna a dormire. E anche tu, Francesco, vai a letto perché dobbiamo assolutamente far passare velocemente questa notte. Niente, Emily, vieni qua tu e nebulizza il mostro sotto il letto e poi metti Francesco a letto. Faccio passare velocemente la notte. Ed ecco qua, sono le 7 del mattino, quindi io farei svegliare Tommy e poi vieni al computer e prenota la vacanza. È unità familiare, vai in vacanza da solo. Intanto Francesco, vieni qua e prendi gli avanzi. Ed eccoci qua, tra l'altro a Selva Dorada in questi giorni c'è anche sua sorella Emma con Leonardo, che sono in questo appartamento, esatto, quindi noi non possiamo andare qui, peccato perché lui è da solo e questo era l'appartamento più piccolo, vorrà dire che lo faremo andare qui, tre camere da letto e tre bagni addirittura ed è soltanto uno, questo addirittura troppo grande, questo è un bar, quindi sì, possiamo mandarlo soltanto qua. Quindi andiamo qui e facciamo, io direi, almeno 3 giorni perché voglio vedere bene la giungla. Tra l'altro ci costerà un sacco di soldi. Eccoci qui, siamo arrivati. Sicuramente anche lui nell'inventario hanno messo le cose che servono. Quindi, ah no, non gli hanno dato niente a lui? No, infatti. Allora magari glielo daranno fra poco. E, lei è una giovane adulta. Presentiamoci, presentazione amichevole, e nel frattempo vediamo l'appartamento com'è. Eccolo qua. Benvenuto nella giungla, Tommaso. Alcuni oggetti sono stati aggiunti al tuo inventario. Eccoli qua. Quindi abbiamo il macete, abbiamo il repellente per ragni e nient'altro. Queste sono le cose che ci hanno aggiunto. Comunque vediamo un attimo l'appartamento. Questo è l'ingresso, abbiamo un'ampia sala da pranzo, c'è il bagno con la doccia, la vasca, poi qua abbiamo una bella cucina molto spaziosa, qui c'è un altro salotto, più zona relax, diciamo, con i divani, il tavolino, c'è addirittura un camino, quindi magari vieni qua e accendilo. Qui invece abbiamo un banco da lavoro archeologia estensibile. Vediamo se lo può utilizzare, no? Tommaso non possiede l'articolo. Ah, ok, quindi non lo può utilizzare perché non è suo. Bene. Qui invece abbiamo una libreria e io vorrei fargli acquistare dei libri sull'archeologia, così sarà un po' più preparato. Abilità, vediamo se sono qua, eccolo qua, archeologia volume 1. Io direi di prendere questo, poi prendiamo, già che ci siamo, anche il volume 2. E c'è anche il volume 3, prendiamoli tutti. E poi prima di uscire direi Tommy di iniziare a leggere. Quindi leggi e leggi archeologia volume 1. Però avevi bisogno di andare in bagno prima, sì, poveretto. Comunque, qua abbiamo un'altra zona relax con dei tavolini. Poi qua c'è addirittura la possibilità di piantare dei semi. E qui fuori abbiamo una zona all'aperto con un caminetto, una panchina e abbiamo addirittura un secondo piano. Vabbè, questa casa è gigante, per lui potevamo far venire anche Francesco in realtà. Comunque, camera da letto matrimoniale, anche qua c'è un camino, un altro bagno, il corridoio è all'aperto. Poi abbiamo un'altra camera da letto e c'è anche un lettino per i più piccoli, un altro bagno. Che bello questo mobiletto, bellissimo. Poi c'è addirittura un'altra camera per altri bambini. È davvero grandissima questa casa, ci sono un sacco di stanze, un sacco di letti, quindi si potrebbe venire anche con tutta la famiglia la prossima volta. Però al momento voglio mandare soltanto Tommy in esplorazione, quindi prima usa che ne hai bisogno. E poi vediamo la sua abilità di archeologia, che punto è, ma mi sa che è molto molto bassa. Esatto, praticamente appena iniziato. Vediamo un attimo. E magari hai qualcosa nell'inventario per mangiare?
è soltanto qualcosa al sacco, quindi direi di preparare un pranzo al sacco e preparati un tramezzino al tonno e poi facciamo anche un tramezzino alle verdure e un tramezzino al burro, così almeno avrà qualcosa da mangiare se dovrà restare fuori per la notte. Li faccio preparare velocemente tutti questi tre tramezzini e poi lo mandiamo in esplorazione. Primo tramezzino all'insalata è pronto, quindi aggiungiamolo all'inventario e via con un altro tramezzino. Secondo tramezzino alle verdure, pronto, prepariamo l'ultimo e poi andiamo. E terzo ed ultimo pranzo al sacco, preparato, ora possiamo andare. Come prima cosa lo mando al mercato ad acquistare diversi attrezzi che sicuramente gli torneranno utili. Ed eccoci qua arrivati, qui abbiamo appunto il mercato, però vedo che non c'è assolutamente niente in vendita. Ma perché? Non è ancora venuto nessuno, quindi non possiamo ancora acquistare niente. Quindi io direi intanto di prendere qualcosa da mangiare. Ordina una bevanda e prendiamo una Yerba Mate. E poi prendiamo anche qualcosa da mangiare. Ordina del cibo e facciamo Platanos fritos, facciamo questo. Comunque questo l'ho fatto vedere anche l'altra volta, è la zona del mercato. Ecco qua, qualcuno è arrivato, possiamo acquistare qualcosa. Come ad esempio scossa adrena liquida, più energetica di qualsiasi altro liquido e particolarmente indicata per le lunghe escursioni. Direi assolutamente di acquistarla perché sicuramente ci farà comodo, magari ne prenderei quasi quasi due. I prezzi di questi oggetti sono davvero molto molto costosi, però ci servono, quindi prendiamoli. Poi c'è la bambola omiscana. Questa bambola costituisce una riproduzione straordinariamente accurata degli antichi giocattoli ritrovati tra le rovine omiscane. È soffice e coccolosa ed è un souvenir ideale per giovani archeologici. Che questa non è proprio... non serve più di tanto. Tramezzino al formaggio grigliato, ma sì, questo prendiamolo. A parte che ce lo siamo già preparati, però per sicurezza uno in più non fa mai male. E basta, non è nient'altro. Prendiamoci un'altra bevanda, stiamo spendendo un sacco di soldi comunque per questo viaggio. Qualcos'altro non c'è? Ah ok, ma cos'è che stai mangiando qui? Ah sì, le platanos fritos, perfetto. Vi stavo dicendo, abbiamo già visto questa zona nello scorso, in uno degli episodi precedenti. Ma guardate, qui c'è un bel gattino. Presentazione cauta. Qua invece che c'è un altro gattino, un altro animaletto che sta dormendo. Sì, che tenerezza, che belli. Ok, sono le tre. Direi che possiamo anche andare. Aspettavo che aggiungessero qualcosa in più, ma c'è soltanto del tramezzino e ci sono soltanto le bambole. Quindi niente, qua non c'è nulla in vendita. Visualizza l'inventario, no, infatti non c'è proprio niente. Quindi direi di iniziare l'esplorazione. Si parte da qui, inizio del sentiero, andiamo. Ed eccoci qua, questo è il primo ingresso. Come prima cosa, prima di entrare, facciamo leggere anche a lui le avvertenze sui rischi. E poi leggi la lista dei preparativi. Attenzione, in caso di avvelenamento, consulta i sim del posto per ricevere antidoti. È importante prepararsi ai molti pericoli che si annidano nella giungla, portando con sé l'attrezzatura adatta. Rivolgiti ai venditori del mercato per vedere se hanno degli oggetti che possono tornarti utili. Gli oggetti esposti variano continuamente, quindi torna spesso a controllare se ci sono novità. Allora io direi al momento di iniziare ad entrare, poi torneremo al mercato ad acquistare qualcosa in più. Io aprirei il varco con le mani, perché altrimenti se siamo il macete poi, se non ricordo male, non possiamo utilizzarlo per gli altri varchi. Quindi partiamo con le mani, sicuramente ci metterà un po' più di tempo e magari si farà anche un po' di male, però piano piano, questo l'avevamo già visto comunque con Emma e Leonardo, quindi sappiamo quello che ci aspetta dopo. Ed eccolo qua, ci siamo quasi, apriti un varco con le mani di Tommaso sono ancora doloranti per via dei rovi spinosi dell'ultimo ostacolo, devi aspettare un po' prima di rifare una cosa del genere. Niente, dovremmo quindi usare il machete. Tommaso sembra avere dei visitatori inattesi ragni, non c'è momento migliore per tirare fuori l'invenzione del dottor Parker. Però
non mi sembra che ci sono i ragni intorno a lui. Oh sì. No. Intanto si sta rilassando, vediamo se può utilizzare... si può aprire il varco con le mani? No. Quindi a questo punto proverei a tornare al mercato. Vediamo se c'è qualcosa in più e poi lo facciamo addentrare nella giungla. Quindi vediamo se al mercato c'è qualcuno che vende qualcosa. No, assolutamente niente. Quindi visto che è abbastanza tardi, perché sono già le 8 di sera, quasi quasi lo farei andare a casa. Lo farei riposare un pochettino e torniamo domani, perché alla fine la cosa è andata per le lunghe. Adesso è venuto al bar a chiacchierare con Alfonso, però direi che hai bisogno di andare a casa, quindi torna all'alloggio. Saluta tutti, che domani è un altro giorno e mi sa che 3 giorni non sono abbastanza, perché oggi è stato un po', tra virgolette, sprecato. Eccoci qua, come prima cosa ha bisogno di andare in bagno, di farsi anche un bel bagno, fai il bagno con la schiuma e poi direi che puoi andare anche a dormire. C'è un letto qui, no, bisogna salire al piano di sopra, ecco qua, reclama e dormi. Sono le 6:35 del mattino, lui si è svegliato, gli faccio fare velocemente colazione, fai colazione, mangia delle frittelle e poi lo mandiamo subito nella giungla, anche perché è già il suo secondo giorno, quindi direi che è il caso di inoltrarsi nella giungla. Guardate che belle frittelle, che bei pancake, troppo buoni. Adesso l'ho mandato a spegnere il fuoco prima che succeda qualcosa, che prenda fuoco la casa, si sa mai. Bravo. Mangia le tue frittelle che poi andiamo. Poi magari prima di andare però cambiati d'abito, cambia abito e facciamo look sportivo. Ottimo, direi che possiamo andare. Come prima cosa voglio venire ancora al mercato per vedere se c'è qualche attrezzo disponibile. Ed eccoci qua, stamattina c'è anche questo bellissimo cagnolino a farci compagnia e finalmente sono arrivate un po' di cose, come ad esempio cascata in bottiglia, questa semplice soluzione rimuoverà rapidamente e completamente tutto lo sporco che insudicia il tuo corpo. Qui invece cos'altro c'è? L'estintore di Drake, gli ingredienti per Freddy neutralizzano gli attacchi di certi insetti selva d'oregni che generano calore, consentendoti di proteggerti dalle ustioni, quindi questo io lo comprerei subito. Poi abbiamo schiuma antincendio, non dovrai più fermarti e rotolarti a terra, questa schiuma sottrae tutto l'ossigeno che vuoi senza che ti debba rotolare, attenzione, i bambini non possono usarla. Prendiamone 3 per sicurezza, così poi non dobbiamo necessariamente tornare al mercato. Poi queste cosa sono? Estintori, magari prendiamone ancora uno. E poi passiamo di qua e stavo vedendo prima che c'è la bottiglia d'acqua che serve per una bella doccia veloce pratica. Poi questo invece è un fiore di Guzzaminia pollenis, il meraviglioso fiore è molto apprezzato dalla gente di selva dorata, non è uguale quando si tratta di creare diversivi per distrarre ogni sorta di api, vespe e calabroni. Direi decisamente di acquistarla. Esca per pipistrelli, la acquistiamo, prendiamo un po' tutto, prendiamo qualcos'altro per farci una bella doccia. Tantissimi soldi stiamo spendendo, prendiamo ancora una schiuma antincendio. E prendiamone un'altra e poi direi che possiamo anche andare, perché stiamo facendo un sacco di acquisti. Guardate quante cose adesso ho nell'inventario, però torneranno sicuramente tutte utili. Non c'è il macete però, peccato, no, non c'è, quindi niente, direi di andare. Ripartiamo da qui, ma dobbiamo ripartire da zero, sì, quindi niente, apriti un barco con il macete a questo punto. Sei pronto, Tommy, ad esplorare la giungla? Sei abbastanza soddisfatto, quindi mi sa di sì. Sicuramente con il macete, come potete vedere, si fa molto molto prima.
Fatemi sapere se voi avete questa espansione, se vi piace, se siete andate più avanti nella giungla, avete ispezionato qualcosa di più. Tommaso stava tracciando fitti viticci con forse un po' troppo entusiasmo quando il macete gli è volato via di mano, perdendosi per sempre. Infatti, ecco, adesso non abbiamo più il macete. Bene. Tommaso si imbatte in quello che sembra un campo abbandonato. I resti di un piccolo fuoco da campo e una vecchia sacca sbrindellata indicano che qualcuno l'ha proceduto. Nella sacca potrebbe ancora esserci qualcosa di utile o qualcosa di pericoloso. Quindi ogni volta che si entra in un varco ci saranno questi trabocchetti, insomma, queste domande a cui dovremmo rispondere. Tommaso deve controllare, non toccarlo, fruga alla ricerca di oggetti utili, una logica più sviluppata garantisce risultati migliori, oppure cerca usando il macete che però, ahimè, non abbiamo più. Quindi io direi di frugare alla ricerca di oggetti utili, vediamo un po'. No, vabbè. Tommaso dà una rapida occhiata alla sacca e conclude che non c'è nulla da temere, ma proprio mentre la sta prendendo esce un velenoso scorpione che lo punge sul braccio. Il dolore è forte e per di più Tommaso è ora avvelenato. Cioè, ma quanto siamo sfortunati, quanto? Guardate, guardate, ma possiamo utilizzare qualcosa, visto tutte le cose che abbiamo comprato oggi? È per calabroni, forse questo, no, dov'è? Eccolo qua. Collo canello scenario. No, mi sa che al momento non possiamo utilizzarlo, niente, ormai c'è andata così e adesso lui è stordito, sgradevole sensazione per 12 ore, qualcosa non va, questa sgradevole sensazione potrebbe sparire o peggiorare, lo scoprirai solo vivendo, se vivrai, forse sarebbe meglio procurarsi un antidoto, oh mio Dio, ma abbiamo degli antidoti, scossa, no, per l'incendio, questa è la scossa adrenalinica, bevi, vediamo un po' cosa succede se la beviamo, non ci posso credere, non ci posso proprio credere, serve un antidoto, comunque qua serviamo l'albero di avocado, un attimo e non possiamo utilizzare assolutamente niente. Cavolo, cavolaccio, forse era meglio non rischiare, ma io sono così, sono troppo curiosa. Comunque, facciamogli un attimo fare pipì e poi avevamo già visto qua con Emma e Leonardo e non c'era niente di nuovo, quindi io andrei avanti, attraverserei questo ponte e facciamo vai qui. Poverino Tommy. Poverino, poverino. No, guardate cosa sul viso, sulle gambe, tutte queste macchie. Ci serve assolutamente un antidoto, ma dove lo possiamo prendere? Tramite cellulare non possiamo acquistare niente, adesso gli facciamo attraversare il ponte. Fatemi sapere qua sotto nei commenti secondo voi quale antidoto devo prendere, perché sinceramente non lo so. Vediamo qua, scava. Perché sei flirtante con la pianta? Che succede? Vieni qua e scava, vediamo se troviamo qualcosa. Ho saputo che hai ricevuto una promozione. No, non posso venire al momento. Vediamo se troviamo qualcosa. Ecco qua, durante gli scavi nel sito archeologico Tommaso ha trovato una maschera non autenticata. Potrebbe essere interessante. Qual è? Eccola qua. 62 simoleon, vale, vabbè, non male. Poi dobbiamo salire lungo questa rampa, quindi fai jogging fino a qui, visto che lui, sapete, è un tipo sportivo. Poi bisogna andare per forza, passare per forza da qua, ma non abbiamo più il macete, quindi qua per forza siamo obbligati ad utilizzare le mani. Ecco perché io non volevo utilizzare fin da subito il macete. Vediamo un po' se ce la fa. Altri insetti? Sorseggio squisito, una bevanda squisita aiuta a rendere qualsiasi giornata un po' più luminosa e dai. Ancora 9 ore, vediamo un po' che succederà. Però quasi, fra un poco chiudo l'episodio e lo riprenderò nella prossima puntata, perché immagino che questo video stia diventando davvero davvero lungo. Vediamo se riusciamo a passare questo varco. Dai, almeno ti fai un po' di muscoli, vedila così Tommy.
sicuramente con le mani fa molto molto male. E in più ha pure queste marche, quindi non sta molto bene. Dai che non ti manca molto, dai. Vediamo se riesci a passare, non ti manca affatto molto. E voilà, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a passare. Ed ecco qua un altro trabocchetto. Tommaso si sta aprendo un varco nella giungla quando per poco non inciampa in un grosso uovo. Dallo strano aspetto lasciato incustodito per terra, chissà che genere di creatura contiene. Cosa deve fare Tommaso? Non toccare l'uovo. Dovremmo fare probabilmente questo, visto quello che ci è successo prima. Esaminare lo strano uovo, un'abilità di missilistica più sviluppata garantisce risultati migliori, e toccare l'uovo con il fiore. Ah beh, però abbiamo il fiore, quindi lo possiamo utilizzare. Consuma il fiore. Vediamo un po'. Ok, niente di cattivo. Tommaso dà qualche leggero colpetto all'uovo con il fiore e si sorprende nel vederlo cominciare a schiudersi sotto i suoi occhi. Dal guscio emerge un piccolo alieno che inizia a mangiucchiare il fiore. L'alieno sembra avere un aspetto molto docile, per cui Tommaso decide di portarlo a casa con sé. Meno male, qualcosa di positivo. Meno male, quindi abbiamo superato il secondo varco. E qua dobbiamo andare più avanti, vediamo cosa c'è. Allora, qui c'è un altro varco, quindi potremmo provare ad aprirlo, però al momento è troppo stanco, le mani sono troppo doloranti. Quindi c'è un varco qui. Facciamogli fertilizzare intanto, che così fertilizza. Qui c'è un altro varco, però appunto, ripeto, non possiamo entrare perché non abbiamo il macete. E se andiamo da questa parte, un altro varco. Qui ci sono un sacco di varchi, quindi non dobbiamo sbagliare. Qui ce n'è un altro. Però, ripeto, non possiamo ancora passare perché le sue mani sono troppo troppo doloranti. Quindi io direi di chiudere qui l'episodio. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che antidoto devo dargli prima che gli succeda qualcosa di brutto. Aiutatemi. Vi mando un grossissimo bacione. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video. Mettete un bel pollice in su per supportare questa serie. E niente, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!